Ciao ragazzi, ben ritrovati anche oggi sul canale. Una richiesta dell'amico Nicolò, oggi un tutorial dedicato a Elite FIBA, lo spettacolo. Vi faccio sentire quello che è un po', diciamo, il groove base della canzone, ve lo spiego. Poi durante il brano troveremo alcune varianti, ma li vediamo man mano. Il nostro groove di base che appunto vede, in questo caso io vi ho scritto tutti i Charleston in ottavi, però se volete potete anche mantenere il portamento coi quarti. Siccome la velocità è abbastanza sostenuta, magari coi quarti fate meno fatica. Io ve l'ho scritto così perché comunque non si percepisce benissimo com'è realmente nella canzone, almeno nella versione che ho sentito io. In effetti avrei potuto magari anche ascoltare dei live e capire come è il portamento, però io ve l'ho indicato così appunto per darvi un'idea. Allora, cassa che troviamo sull'1, sul 2 un colpo di rullante, sul 3 cassa, sul 4 primo ottavo su rullante e secondo sulla cassa, sull'1 della misura successiva troviamo un colpo di cassa sul secondo ottavo, rullante sul 2, sul 3 cassa e sul 4 primo ottavo su rullante e secondo sulla cassa. Specie nel ritornello qui troviamo diversi colpi che vengono fatti con rullante crash piuttosto che con la cassa e crash, però appunto li vediamo intanto che vi farò vedere la struttura. Intanto vi suono il groove base. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
brano che vede due misure di pausa. Sulla terza misura troviamo un crescendo di rullante timpano suonato in ottavi e sul quarto troviamo sempre primo inizialmente rullante timpano e sul secondo ottavo cassa e crash. Misura successiva che vede sull'uno secondo ottavo di rullante e timpano, sul due rullante timpano sul primo ottavo e cassa e crash sul secondo, sul tre secondo ottavo di rullante timpano, sul quattro rullante timpano sul primo ottavo, sul secondo troviamo due sedicesimi sul timpano che poi ci porteranno al groove della nostra introduzione. Per farvi capire meglio, logicamente, siccome il brano appunto è a velocità sostenuta, vi riduco di qualche bpm, quindi noi lo suoneremo a 120. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Da qui troviamo il nostro groove base sulla parte introduttiva. Attenzione ai crash che troviamo sulla prima misura insieme alla rullante sul 2. Sulla terza misura stessa cosa, in più lo troviamo anche sull'ultimo ottavo del 4, quindi insieme alla cassa. Qui troviamo due giri, quindi due finali diversi. Primo finale che vede sull'1 cassa sul secondo ottavo, sul 2 sul primo ottavo rullante e sul secondo cassa e crash, sul 3 secondo ottavo di cassa. Sul 4 troviamo rullante sul primo ottavo puntato e sull'ultimo sedicesimo. Secondo giro, quindi secondo finale, che vede per i primi due quarti nessuna variazione. Sul 3 troviamo sul secondo ottavo un colpo di tom e sul 4 un colpo di rullante. Vi faccio vedere tutta la parte dell'introduzione. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
quarto che viene suonato sul rullante, appunto la figura del rullante che suona sul primo ottavo puntato e sull'ultimo sedicesimo, specie sul primo finale del giro. Sul secondo finale del giro invece troviamo un lancio a partire dal terzo quarto, cassa sul primo ottavo, e dal secondo ottavo iniziano a partire dei sedicesimi suonati sul rullante che proseguono anche per l'ultimo quarto. Anche qui vi suono tutta la parte della strofa. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
i giri sarebbero di più, ma io vi ho suonato il primo giro e l'ultimo, quindi quello con il lancio. Riparte qui il giro dell'introduzione, quindi stessa parte invariata, credo. Riparte anche qui il giro dell'introduzione, questa volta uno solo, che vede il secondo finale di quello fatto in precedenza. La nostra strofa che vede anche qui su due giri cambiare il secondo finale che ci porta al ritornello. Quindi secondo finale che vede sull'1 cassa, sul 2 rullante, sul 3 troviamo cassa sul primo ottavo e sul secondo ottavo 2/16 sul rullante, sul 4 figura invertita, quindi 2/16 sul rullante e secondo ottavo di cassa insieme al crash. Seconda misura che vede sull'1 cassa sul secondo ottavo, sul 2 primo ottavo di rullante e secondo cassa e crash, sul 3 secondo ottavo di cassa e sul 4 un colpo di rullante. Vi suono questo fill, quindi queste due misure. 1, 2, 3, 4. Ritornello che vede il nostro groove base, principalmente non ci sono grandi fill o comunque grandi variazioni sul groove, quindi potete guardarvelo tranquillamente. Prima di tornare alla strofa, il nostro giro di introduzione, arriviamo al fill che precede il secondo ritornello. Un pa, un pa, 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 pa. Allora, non è vero proprio fill, ma vediamo appunto come è strutturato. Sull'1 troviamo primo ottavo di pausa, sul secondo ottavo un flam sul rullante, sul 2 ancora un flam sul rullante, sul 3 flam sul secondo tom e sul 4 flam sul timpano. 1, 2, 3, 4. Giri del ritornello che hanno lo stesso groove come quello in precedenza cambiano i due fill che troviamo appunto sui finali. Primo fill che vede appunto sul 4 4/16 suonati sul rullante. 1, 2, 3, 4. Seconda variazione che vede la stessa figura, però il nostro lancio, quindi il nostro rullo, chiamiamolo così, parte dal secondo ottavo del 3. 1, 2, 3, 4. Altro piccolo fill che precede il nostro special. Sull'1 cassa sul secondo ottavo, sul 2 rullante sul primo ottavo e cassa sul secondo, sul 3 troviamo due ottavi divisi tra primo tom e secondo, sul 4 un quarto suonato su timpano e rullante. In questo caso sul secondo ottavo del 2, quindi insieme alla cassa, troviamo anche un colpo di crash. 1, 2, 3, 4. Special che vede appunto sulla prima misura cassa e crash sull'1, sulla seconda a partire dal terzo quarto un glissato sui piatti che ci porteranno con un colpo di cassa e crash sull'1 della misura successiva, stessa misura che vede sempre cassa e crash sul secondo ottavo del 4. Misura successiva, altro glissato a partire dal 3, che poi ci porterà sul primo quarto della misura dopo con cassa e crash. Misura successiva, glissato dal 3 che ci porterà sulla misura dopo cassa e crash sull'1, ma da qui parte un nostro lancio che ci riporta all'altro ritornello. Quindi appunto sull'1 cassa e crash, a partire dal 2 ottavi su tom e timpano, tutto in crescendo. Misura successiva che vede questo crescendo continuare fino al terzo quarto, che vedrà appunto la conclusione del nostro crescendo sul primo ottavo, sul secondo colpo di cassa e sul 4 un bel colpo di rullante e crash. Vi faccio sentire tutta questa parte dello special. 1, 2, 3, 4. Ritornello che vedrà variazioni solo sui fill, ve ne faccio vedere uno, poi sono tutti uguali, bene o male. Troviamo il nostro lancio sul rullante che abbiamo visto in precedenza. L'unica cosa che cambia è appunto il rullante sul 2 che vede un ottavo puntato e l'ultimo sedicesimo, ma per il resto comunque siamo uguali a prima. 1, 2, 3, 4. Ultimo giro di ritornello che vede spostarsi il nostro ostinato, in questo caso mantenuto sul crash. Il groove è sempre uguale, attenzione agli accenti perché logicamente mantenendo sempre il portamento sul crash dovremo poi suonare un po' più accentuati gli altri colpi di crash che appunto sono più
definiti. Anche qui troviamo fill finale con il nostro rullo, ma lo vediamo bene. Sull'1 troviamo cassa sul secondo ottavo, sul 2 rullante, sul 3 cassa sul primo ottavo puntato e il nostro rullante sull'ultimo sedicesimo. Da qui parte il nostro rullo che porta al finale. Sul 4 anche qui tutti i sedicesimi sul rullante, misura successiva che vede chiudersi con un colpo di cassa e crash sull'1. Vi faccio sentire tutto l'ultimo ritornello. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perfetto, anche qui vi ho dato appunto delle idee su cui lavorare, vi ho dato le indicazioni che poi troverete su PDF, vi invito sempre a scaricare il vostro PDF gratuitamente per poter appunto seguire le parti scritte. Spero che vi sia piaciuto, mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Anche per oggi è tutto, come sempre vi auguro un buon divertimento e un buon groove. Alla prossima, ciao!